Ciao a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Xenoverse per Aspera ad Astra. E avete detto nei commenti che se io premo A sul computer che si trova appunto nell'antichità più o meno, ovvero dove si prende la GS Ball, c'è un segreto? C'è un Pokémon depositato in questo vecchio box? Vi ringrazio. Una bella chicchetta davvero. Sì, ma che si fa oggi? Oggi si continua effettivamente con la cattura dei leggendari che si possono prendere solo con Dielebi. Quindi il prossimo leggendario che voglio andare a prendere è effettivamente Mew. Per Mew in realtà sapevo già come fare perché me ne ero accorto avendo girato un po' ad Aranciopoli. Quindi andiamo a vedere. Quindi andiamo all'aeroporto e parliamo con questa signorina qui. Andiamo accanto, sì, accanto. A questo punto siamo ad Aranciopoli. E dove si va? Beh, come ho detto, ho dato una bella controllata l'altra volta. E qui pensavo ci fosse Mew, in realtà non c'era nulla. Tranne questo tempietto. Quindi premiamoci A. È uno dei tempietti di Dielebi. Vuoi attivarlo? Beh, certo che sì. Non so se effettivamente serve a portare con in squadra Dielebi, però io ce lo porto, poi... Che bello. Oh, santo cielo. Ma quello era Mew. Wow. Bello. Oddio, la musica è molto più polifonica di quanto non fosse una volta, Però è bellissimo. Bello. Qua c'è Snorlax che blocca la strada. Giustamente, direi anche. Non lo so, ragazzi, dove si può trovare Mew? Oh, eccolo qui, è questo? Sì, ma scappa. Non lo so. Io, boh, provo a vedere un po' dappertutto. Ma non so se va anche dentro gli edifici, ma... Ma spero di no. Qui sopra, che prima non ci sono stato, magari adesso c'è. Ah, tra... Va bene, ok. Certamente. Porca miseria, eccolo qui. Non ho salvato, ma... Livello 80, wow. Tra l'altro con lo sprite di rosso. Se non sbaglio, rosso e blu avevano altri sprite e anche verde. Questo è lo sprite di rosso, per la precisione. Lo so perché ogni partita che faccio... Meglio, che facevo a rosso... Cercavo sempre di prendere Mew. Saltavo l'allenatore che aveva Slowpoke, quello che si trova sul sentiero per la casa di Bill. E poi dopo tornavo indietro quando avevo volo, dopo che ero stato all'Avandonia. Dai, svegliati. Madonna, congiura. Questo ti fa uno psichico, ti devasta la vita. Tianlong, Tato, dai. A parte che potrebbe anche shottarlo, Sì, però. Pensavo tipo se andasse a riposare dentro il camioncino, no? Sai, no? La leggenda vuole che Mew sia sotto il camioncino, invece no. Ha fatto la furbata. In effetti trasformazione nella prima mossa che impara Mew. Non puoi usare questa ball per catturare il Pokémon. La Xeno? Ma gli altri con la Ultra Ball l'ho catturati, oh. Perché per Mew la Xenoball? Un po' strano. Vabbè, comunque ok. Pare che il suo DNA contenga i codici genetici di tutti i Pokémon, per questo può usare qualsiasi tecnica. Sì, è un po' il padre di tutti quanti i Pokémon. Quando gli umani e i Pokémon si scissero, Mew fu il primo Pokémon che appunto venne... Beh, si narra che quando gli umani e i Pokémon si scissero dall'unico animale che esisteva a quel tempo, pare che effettivamente tutti quanti i Pokémon erano Mew, sostanzialmente. O almeno così si narra. Ma non è canonico. A questo punto andiamo a prendere Lugia. Partendo da Vigoropoli, ecco, si può andare qui sul sentiero gravità e poi scendere effettivamente per una stradina che non ho mai fatto, credo. Qui sotto, non lo so ragazzi, in teoria Mew sull'acqua si trova, non ne ho un'idea precisa, però cerco.
Devo entrare qui dentro allora per andare a prendere Lugia, dato che è il cunicolo gravità, e dovrei essere in grado di prendere una strada che prima non potevo, giusto? Qual era però? Era per di qua? Sì, era per di qua che c'è l'acqua. Vediamo un po'. No, però forse provo ad andare qua su. Magari è la strada giusta. C'era una strada bloccata effettivamente. Ah, ecco, ora ricordo. Qui, eccola, qui sotto. Mamma mia, ragazzi, sto coso da pilotare è incredibile. Allora, se non sbaglio, era qua su che c'era l'acqua. Ecco, ecco. Giusto. Ora, vediamo un po'. Qui, per forza qui. Perché mi sembra l'unica strada, o la prima comunque. Bene, bene, bene. Perfetto, dovrebbe essere qui sotto, credo. Appena entriamo? No. Ok, aspetta, MT, aspetta, cosa? E allora c'era un'altra strada da qualche altra parte. C'era. Beh, penso che ora ci siamo allora, è giusta. Anche se Lugia dovrebbe trovarsi nelle profondità, perché forse sapete che hanno fatto? Tipo un richiamo al Monte Cordone. Sì, l'hanno fatto. Oltre al Monte Cordone, anche ad effettivamente oro e argento, dove Lugia stava molto in basso. Attiviamo anche questo tempietto di Dielebi. Dai, portami nello Xenovarco. Quanto è bella questa. Guardalo, è un piccione. Pronti? Ghias. Questo, se non sbaglio, è l'artwork di argento. Mi pare che fosse quello di argento, ma non vorrei sbagliare. Andiamo con Drago Pulsar. Tanto è psicovolante, no? Ok, buono, un buon danno. Buono. Allora, io provo con la Ultra Ball, perché dovrei in teoria... con le Ultra Ball? Perché Mew no? Non importa comunque, da... che fai? Ti ho detto che puoi liberarti per caso? Entra e muccia! Maxi Ball, ma che ne so, Pokémon pesanti, ma sarà rotta. Oh yeah! Preso, madonni, preso! Dorme in una fossa degli abissi marini, con un battito d'ali provoca una tempesta di 40 giorni, complimenti! Bene, il prossimo Pokémon sembra che sia qui a Via Vittoria, o meglio, dove l'altra volta non si poteva andare, cioè prima di finire il gioco, certo. È ovvio. Dunque si va per di qua. Certo che è un po' fastidioso. È un po' fastidioso comandare sto coso. Per fortuna, avendo sfidato tutti quanti gli allenatori, non ho problemi a proseguire. Si va qui, poi si esce di qua. Si scende. E poi si sale, per poi scendere ancora una volta. Eccoci qui. Ci siamo quasi. Eccoci qua. Qui c'erano gli scienziati che bloccavano il passaggio. Percorso arcobaleno. Ok, scendiamo dal hoverboard. No. Ah, però siamo in mezzo alle foglie. Ah, se camminiamo scompariamo. Interessante. Carino l'effetto. Va bene, attiviamo il tempietto. Grazie di Elebi del tuo lavoro. E veniamo risucchiati e ci ritroviamo in un altro posto, è ovvio. Ah, qui la strada proprio è bloccata. Carino, tutto giallo. Guardalo. Tranquillo, lui bello tronfio. A me non me la guarda nessuno. Ciao!
Bello lui, guardalo. Scolorito. Mamma mia, che colori brutti che aveva. Oh. Vai, anche per lui un'ipernova di tattica per sondare il terreno. Sì, extra senso qua di casa proprio. Wow, come là, come lui, è uguale. Stesse stat. Però stavolta ho 80 Pokéball. Ma ho comprato le Ultra Ball. Sono sicuro di aver comprato Ultra Ball. Però funzionano. O sembrano funzionare. No! Dio! Narra la leggenda che il suo corpo brilli di 7 colori. Volando, lascia un arcobaleno dietro di sé. Sono tentato di liberarlo. Perché è un pezzo di m***o proprio. Io volevo fare due parti per i leggendari, ma mi toccherà farne tre a sto punto. Sono 2 ore e 3 minuti che sto registrando, ovvero 1 ora e mezza precisa che sto cercando di prendere. Oh oh. A questo punto la seconda parte per i leggendari termina qui, volevo farne 2 ma diventeranno 3. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione il link per Instagram e Telegram. E noi ci vediamo alla prossima. Bye bye.